Siamo in compagnia del professore Tarro, tra l'altro conosciutissimo, recente nomina anche al Nobel per la medicina e la ricerca. Professore, stamattina parleremo di vaccini. Sì, infatti è un tema del giorno. Tra l'altro lo faccio in un momento molto felice per me, in quanto mi hanno comunicato che il primo americano ricevuto da cui sarebbe la enciclopedia americana ha fatto sì che le pare 9 biografie più importanti su 1,5 milioni, per così dire, che siamo presenti nelle varie edizioni, saranno pubblicate sul Wall Street Journal, che ci dedicherà un quarto di pagina a testa, per così dire, con fotografia. Professore, i vaccini in Italia sono obbligatori e sono 10, 2 però sono rilevanti nei lavori congressuali di questa mattina. Ma io in particolare sappiamo che ormai il decreto del 31 luglio del 2017 sulla obbligatorietà di 10 vaccinazioni, a questi chiaramente si aggiungono degli aspetti importanti, per esempio come il vaccino per il papillomavirus, che però riguarda in particolare l'inizio dell'adolescenza. E poi parleremo sempre, per quanto riguarda il vaccino sulle epatiti, anche perché l'Italia nel 1990, con la sua obbligatorietà, rispetto ad oggi, che sono passati esattamente, praticamente, allora era la nascita, però anche agli scolari di 12 anni, tutti i soggetti sotto i 40 anni sono vaccinati, quindi non solo protetti dall'epatite infettiva, dal virus dell'epatite B, in particolare la possibilità di andare incontro ad alcuni dei tumori del fegato. Va benissimo. Lei ha ultimamente presentato uno straordinario lavoro editoriale che sta avendo anche un grande successo, mi pare. Sì, infatti il giorno della donna, la Newton Compton è uscita, col mio libro 10 cose da sapere sui vaccini, che in un paio di mesi ha raggiunto, come libro più venduto in medicina in Italia, per cui mi ha dato soddisfazione, anche perché cerca di essere un libro di buon senso. Non si tratta di essere pro o contro le vaccinazioni, si tratta di sapere che cosa sono, che cosa fanno e quindi quali sono le proiezioni per la nostra salute. Va benissimo, grazie e le auguriamo buon lavoro. Grazie mille.